Perché a casa proprio bisogna fare bene, bisogna fare meglio, bisogna fare benissimo. L'emozione è tanta e si ha paura di sbagliare, e in questo momento ho paura di sbagliare, di dire qualche cosa che non va. Quindi leggo quello che vi voglio dire. Benvenuti a Piazza Ringo, benvenuti nella città delle 100 torri. Il benvenuto è indirizzato a tutti i partecipanti all'attenzione aurea e a quanti ci hanno consentito, soprattutto a quelli, di essere qui per prendere parte a questa importante manifestazione. Porgo i miei doverosi ringraziamenti alla città di Ascoli Piceno, al sindaco, avvocato Guido Castelli in particolare, e all'assessore Bruni, all'amministrazione comunale tutta, ma quando dico l'amministrazione comunale intendo fino all'ultima persona, fino all'ultimo operaio che ha lavorato affinché tutto questo fosse realizzato. Quindi anche a tutti quelli che si muovono sempre all'unisono affinché la nostra federazione possa realizzare tutto questo. Ma soprattutto noi ringraziamo ancora una volta la città di Ascoli Piceno che, sposando un'idea, si prodiga affinché questa idea diventa l'idea di tutti e diventi l'idea di un'intera città. Questo per noi è fondamentale, perché la città sceglie di fare i campionati, però se l'idea non è sposata da tutta la città, da tutti i cittadini, da tutti gli operai, da tutti i volontari, questa idea non si può realizzare. Grazie alla Quintana e dai sei sestieri che si stanno adoperando e si sono adoperati finora affinché riesca al meglio una così importante manifestazione, consapevoli della gran mole di lavoro e di responsabilità che un evento di tale portata comporta. Ma ricordate che la città di Ascoli Piceno in queste ore diventa la capitale delle bandiere, mi ha detto il sindaco, però è una città che è stata poco tempo fa duramente colpita dal sisma, ma ha saputo rialzare il capo e affrontare con piglio e con grande forza le avversità che il terremoto ha causato. Mi auguro che lo sventolio delle bandiere, io direi il garrire delle bandiere, il rullo dei tamburi, gli squilli delle carine possano essere il mesmo passo in avanti, affinché quei momenti siano solo un triste e lontano ricordo.